Buongiorno, azienda agricola Elisa. Io sono Scarabello Mirko, sono il titolare. Questa è un'azienda di circa 900 scrofe a ciclo aperto. Il giovedì c'è lo svezzamento. Noi i suinetti li prendiamo con dei carrelli, normalmente sono mediamente 10-12 per carrello, e li svezziamo. Passiamo tramite una pesa e qui segniamo su questi fogli tutte le pesate dei suinetti, in questo caso questa settimana qui abbiamo un'ulteriore scheda, abbiamo svezzato 515 suinetti su 40 scrofe e qua li predisponiamo su 16 box, ne lasciamo vuoto uno che adesso vi spiegherò. Ok, allora entriamo nella stanza. Nella stanza ci sono, ripeto, 16 box. Uno viene tenuto libero, adesso facciamo una panoramica. Iniziamo sempre dai sinistra i più grossi, ancora i più grossi, andiamo avanti sempre i più grossi, torniamo alla parte destra, sempre ancora con i più grossi e andiamo avanti, sinistra, destra, con i suinetti medi, poi alla fine ci saranno i suinetti più piccoli. Mentre, adesso andremo a vedere, praticamente sulle due stanze iniziali, sulla parte destra, che non vi ho fatto vedere, questi qua sono, tra virgolette, quelli più piccoli. Chiaramente lo svezzamento viene fatto completo, cioè 515 animali e 515 animali nello svezzamento, perché chiaramente non ci siano rotture da aprirsi o quant'altro, gli spostamenti di animali in salapato. Noi tutti gli animali vengono svezzati completamente. Qui abbiamo le due stanze a parte destra. Allora, questa è la stanza dei piccolissimi. Chiaramente i più piccoli vengono coccolati sostanzialmente. Cosa succede? Viene messa un po' di carta, vengono messe le due ciotole di acqua con l'acidificante, con un po' di acidificante. Alla fine ci sono le antispreco, i ciucciotti antispreco, però magari i primi 2-3 giorni noi con la gomma diamo dell'acqua e ci mettiamo l'acidificante. Dopo, successivamente, abbiamo una seconda linea dell'acidificante che viene attaccata e viene tenuta per 15 giorni. All'interno sempre di questa stanza, ma anche, aspetta, mi sono dimenticato una cosa, nei suinetti più piccoli chiaramente c'è la macchinetta che fa la pappetta, perciò loro si ritrovano l'acqua, che è la cosa fondamentale, la macchinetta che fa la pappetta con un primissimo periodo, e nella mangiatoia di acciaio il mangime che è una via di mezzo, un intermedio, una transizione, diciamo così. Dall'altra parte, e questo è il trattamento dei piccoli, dall'altra parte, mentre gli altri, i suinetti più grossi, chiaramente c'è sempre la mangiatoia per l'acqua, c'è la mangiatoia per il mangimento, così vanno meglio a mangiare, e chiaramente c'è il mangime nella mangiatoia più grande. Sostanzialmente le cose più importanti secondo noi sono, prima di tutto, che la stanza nello svezzamento normalmente noi bagniamo, schiumiamo, laviamo con l'acqua calda e poi rischiumiamo con la schiuma disinfettante. In più ci diamo un'altra passata di un altro prodotto disinfettante. Quando noi facciamo lo svezzamento inseriamo sempre il cannone, questo qui. Perché? Perché all'interno della stanza intanto l'asciughi bene e all'interno della stanza ci siano dai 28 ai 29 gradi, non meno. Ecco, mi sono dimenticato prima che la seconda stanza a destra viene tenuta libera sostanzialmente per quale motivo? Perché i suinetti dopo una quindicina di giorni noi andiamo a box per box, andiamo a raccogliere 1-2 suinetti più piccoli e li mettiamo in questa stanza. Bene, vi ringrazio
e vi saluto